Gli scatti di Samantha Capitano in mostra all'ex collegio dei Filippini. L'artista originaria di Montallegro, ma che per tanti anni ha vissuto a Londra, dove si è affinata nell'arte del fotografare, è esposta ad Agrigento Londra Beautiful People, i veri volti degli italiani a Londra. È un'esposizione fotografica che ha come protagonisti gli italiani emigrati in Inghilterra. Ritratti volti a scoprire chi sono, dove e come vivono i protagonisti della società civile, come professionisti, intellettuali, artisti, avvocati, registi, musicisti, ballerini, librai, commercianti, cuochi, insegnanti, manager, ricercatori e studenti. Voglio raccontare con questo progetto quello che fanno gli italiani in Inghilterra. Frequento molti italiani sia per lavoro ma anche a livello personale e quindi c'era sempre questa domanda: cosa raggiungono gli italiani qui, perché in Italia non si sa alcunché di quello che fanno gli italiani lì. Da queste domande è nato questo progetto che curo insieme a mia sorella Rossana e che è un progetto che mi ha dato molto sia fotograficamente che personalmente. Personalmente perché ovviamente ho conosciuto tante persone con un tipo di, ognuno con una storia diversa, con una storia di emigrazione e di raggiungimenti di ambizioni, di carriere, di desideri, insomma, che qui in Italia sarebbero rimasti soltanto dei desideri. Fotograficamente perché seguo questi ragazzi e queste persone nel loro posto di lavoro e quindi cerco di cogliere la spontaneità e la naturalezza di quello che loro fanno. L'evento è stato voluto dall'associazione culturale Factory Arts, fondata da Mario Trapani e Valentina Russo. Noi come associazione Factory Arts, io e il professore Mario Trapani, abbiamo voluto questa mostra proprio accogliendola con entusiasmo, London Beautiful People, ossia il vero volto degli italiani a Londra, per rappresentare e presentare proprio gli italiani agli agrigentini nella loro vita quotidiana, di come vivono, nella loro professione, quali musicisti, dottori, insegnanti, ballerini, cuochi, librai, intellettuali e non solo.